Ritengo che questo incontro sia molto importante, per questo ho chiesto al direttore di essere presente. È particolarmente importante nell'anno 2015, perché noi avremo due eventi internazionali, mondiali, nel 2015 che mettono al centro proprio la salvaguardia e il rapporto con l'economia dell'acqua. Sono Expo 2015, voi sapete il tema di Expo, nutrire il pianeta, l'energia per la vita, in quell'ambito sia nella prima parte, nutrire il pianeta, sia nella seconda, energia per la vita, l'acqua è un elemento indispensabile. Tutti gli sforzi che noi facciamo per salvaguardare il nostro sistema idrico saranno in qualche modo valorizzati anche all'interno di Expo 2015 nell'ambito degli spazi espositivi che il nostro Ministero ha proprio durante la manifestazione di Expo 2015. Ancora più importante è un altro appuntamento del 2015, che è quello che si terrà a Parigi alla fine di novembre, inizio di dicembre, cioè la COP21. La COP21 io reputo che sia uno degli eventi più importanti degli ultimi anni. Se la COP21 di Parigi avrà un risultato positivo, potremmo davvero definirlo un risultato storico. In quell'ambito si proverà, e io credo che ci riusciremo, spero che ci riusciremo, a fare un accordo globale di tutti i paesi del mondo per combattere insieme i cambiamenti climatici. In tutti gli incontri che abbiamo avuto fino ad ora, New York a settembre del 2014 con il presidente Ban Ki-moon, poi Lima nel dicembre del 2014 la COP20, in tutti questi incontri è stato sottolineato l'importanza della salvaguardia del bene primario acqua al fine della lotta sui cambiamenti climatici. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo, che può sembrare una piccola cosa, in effetti ha una valenza mondiale e soprattutto ha una valenza etica morale. Io tengo molto a questo aspetto, una valenza etica morale. Noi possiamo fare molta roba, quello che non ci possiamo permettere è di lasciare il pianeta peggiore ai nostri figli di quello che abbiamo ereditato dai nostri genitori. E l'acqua è indispensabile per fare, la tutela dell'acqua è indispensabile per fare in modo che ciò non accada. Io non sono un pessimista, non sono un allarmista. Gli scenari che abbiamo di fronte, scientifici, sono drammatici se noi non interverremo in maniera veloce sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sono scenari drammatici, scenari in cui l'acqua diventa un bene sul quale si potranno scatenare guerre in futuro. Abbiamo degli scenari che se non incominciamo a ridurre l'emissione di CO2, noi avremo degli eventi atmosferici estremi, pericolosi, ancora di più di quello che abbiamo visto in questi anni. Noi nell'affrontare questo tema, e già il direttore Pernice l'ha detto, ha sottolineato in maniera forte il legame che c'è fra le politiche comunitarie e la legislazione nazionale. Questo non capita solo per l'acqua, ormai tutte le nostre politiche ambientali sono fortemente integrate con le politiche europee. A me piace molto l'incipit della direttiva quadro acque del 2000 numero 60. Nel suo incipit la direttiva dice: l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale. Io credo che questa debba essere l'ispirazione dei nostri lavori, non odierna, ma di tutta la nostra azione sull'acqua. L'acqua non è un bene, non è un prodotto commerciale al pari degli altri. Questo è l'incipit che dobbiamo tenere presente, ripeto, non solo nei lavori di oggi, ma sempre, perché il titolo di oggi potrebbe spaventare qualcuno, no? Quando noi parliamo di economia e acqua, abbiamo già visto anche in occasione dell'ultimo referendum, quello del 2011,
quali sono le interpretazioni che si possono sviluppare su questo. Allora, noi dobbiamo dire con forza che c'è una connessione diretta fra economia e acqua, e quindi i temi che noi poniamo all'ordine del giorno oggi sono estremamente attuali. Detto questo, noi sappiamo benissimo che quando parliamo di acqua non parliamo di un prodotto commerciale, di un prodotto economico, ma di un bene che è di tutti e che lo vogliamo tutelare come tale. Voi vi ricordate, lo sapete, che l'obiettivo della direttiva consisteva nello spingere gli Stati membri ad adottare entro il 2010 delle politiche dei prezzi dell'acqua in grado di incentivare gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale fissati dalla direttiva stessa. L'adozione di adeguate politiche di recupero dei costi degli utilizzi idrici rappresenta pertanto un obbligo fondamentale e costituisce un requisito essenziale per l'accesso ai fondi comunitari della nuova programmazione 2014-2020. Io credo che la nuova programmazione dei fondi di coesione 2014-2020 sarà per il nostro Paese un grande strumento per poter finanziare in campo ambientale interventi importanti che riguarderanno sia il nostro sistema idrico che la lotta al dissesto idrogeologico. È già avanzata il confronto con il governo, con gli altri ministeri proprio su questo tema, e io credo di poter dire che le risorse che saranno dedicate a questi due comparti, quindi acqua e dissesto idrogeologico, saranno risorse importanti. La comunicazione della Commissione che è avvenuta sul buono stato delle acque sottolinea che una gestione efficiente delle acque, come richiesto dalle direttive proprio sull'acqua, aiuta gli Stati membri a prepararsi agli eventi atmosferici estremi che, a causa del cambiamento climatico, come ricordavamo prima, diventano sempre più frequenti e causano danni enormi. Entrambe le direttive sono giunte a un punto cruciale della loro attuazione ed entrambe le direttive richiedono che entro la fine di quest'anno siano adottati piani di gestione dei distretti idrografici. La comunicazione pone l'enfasi sulla necessità di strutturare i programmi di misure dei piani di gestione in modo da essere in grado di raggiungere tre obiettivi: conciliare gli obiettivi ambientali e quelli economici, introducendo misure che offrano acqua potabile in quantità sufficienti per la natura, le persone e l'industria, garantire la sostenibilità e la vitalità economica a lungo termine del settore agricolo e dell'acquacultura dell'Unione Europea, sostenere la produzione di energia, il trasporto sostenibile e lo sviluppo del turismo, contribuendo in tal modo a una crescita realmente verde dell'economia nell'Unione Europea. Guardate, questi tre temi sono fondamentali proprio per quello che ricordavo all'inizio, per il nostro contributo ai cambiamenti climatici, e sono già recepiti all'interno degli NDC, dei contributi nazionali che l'Europa porterà a Parigi 2015. Quindi su questi tre temi non ci sarà solo, se il processo di Parigi si concluderà in maniera positiva, un impegno europeo, ma ci sarà un impegno europeo verso il resto del mondo al raggiungimento di questi target, perché questi tre target sono la parte più importante del contributo nazionale che l'Europa si appresta a dare agli altri paesi, anche a titolo di esempio, nel senso che noi li porteremo, li abbiamo già votati del Consiglio Ambiente lo scorso mese e sono già pubblici, ed è il nostro contributo che porteremo a Parigi. In questo contesto, un tema particolarmente complesso si è rilevato per tutti i paesi della Comunità Europea, quello dei costi ambientali e della risorsa. Non è infatti un caso che proprio in questi mesi gli esperti degli Stati membri della Commissione Europea
stiano lavorando insieme ad una linea guida sui costi ambientali e della risorsa, con lo scopo di fornire agli Stati strumenti pratici ed esempi concreti di applicazione delle metodologie di calcolo e di internalizzazione di tali costi. L'Italia sta partecipando ai lavori comunitari e, parallelamente, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla direttiva quadro e delle politiche di coesione, ha sviluppato un approccio nazionale confluito proprio nel decreto ministeriale 24 febbraio 2015 numero 39, che è quello che ricordava l'avvocato Pernice, in ritardo di ben 24 giorni, non 15 come diceva lui, che contiene il regolamento recante criteri per la determinazione del costo ambientale e della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua che oggi viene presentato. Senza entrare nei contenuti tecnici che verranno approfonditamente illustrati e discussi dai relatori, voglio tuttavia sottolineare alcuni aspetti importanti. Innanzitutto, questo decreto è il risultato dell'attività interdisciplinare di un gruppo di lavoro coordinato da questo Ministero, che ha visto la partecipazione attiva di tutte le istituzioni pubbliche direttamente coinvolte ed è un esempio importante di leale ed efficace collaborazione delle amministrazioni. E guardate, quello che scherzando prima il direttore Pernice diceva rispetto ai tempi, io lo reputo invece un punto importantissimo, no? Anche lui lo dice. Sottolineo che è un punto importantissimo. Noi stiamo facendo uno sforzo in questo Ministero per dare attuazione a tutti i decreti attuativi entro i termini stabiliti dalla legge. Credo che questo sia un esempio di buona amministrazione, ma che sia anche un modo per far funzionare meglio i vari settori nei quali noi interveniamo. Come spesso accade in materia di ambiente e non solo, lo sforzo maggiore è quello di mettere in ordine l'esistente e queste linee guida hanno come primo fondamentale obiettivo quello di generare l'approccio nazionale all'internalizzazione dei costi ambientali, a partire dal complesso delle norme esistenti. Pensate che alcune di queste norme risalgono addirittura al Regno d'Italia, quindi il lavoro è davvero complesso. Un altro aspetto particolarmente importante è quello al quale si è già accennato, e cioè la sincronizzazione, in questo caso in tempo reale, con gli indirizzi strategici comunitari, in modo da cercare di prevenire le situazioni di contenzioso comunitario, che purtroppo rappresentano una vera e propria piaga per il Paese. In troppi casi il ritardo dell'applicazione delle direttive CE, delle direttive UE, ci ha causato danni fortissimi in termini economici derivanti proprio dalle sanzioni UE che ci vengono applicate. Allora, noi bisogna che incominciamo a pensare che la sincronizzazione dei tempi nel recepimento delle direttive UE è indispensabile, non solo perché si interviene immediatamente con i principi che l'Europa ci detta, ma anche proprio per evitare gli effetti economici che diventano sempre più pesanti per il nostro Paese delle infrazioni UE. È inutile che vi dica quelli che riguardano proprio il settore dell'acqua e delle depurazioni e bonifiche. Infine, forse l'aspetto più importante, il regolamento sui costi ambientali e della risorsa ha l'ambizione di rappresentare l'inizio di un nuovo modo di intendere le politiche di recupero dei costi connessi con l'utilizzo delle risorse naturali come l'acqua. L'ambizione è quella di gettare delle basi comuni e condivise per lo sviluppo di una vera e propria contabilità ambientale in grado di valorizzare in termini economici le diverse esternalità che si manifestano sul territorio e pervenire quindi ad una gestione ottimale delle risorse a garanzia e salvaguardia delle generazioni future. Io credo che abbiamo davanti un obiettivo molto ambizioso. Credo che abbiamo iniziato bene, l'incontro di oggi può essere un ulteriore contributo. Buon lavoro a tutti. Grazie.